devo farmi vedere. Oi! Oi, oi! Forza! Forza! Tesoro, è passato così tanto tempo. Brasila è morto. No. Deimos l'ha ucciso in battaglia. E che ne è stato di mia figlia? Cleone ha colpito Deimos alla schiena con una freccia. La ferita non sembrava letale. Forse è ancora viva. Malaca Cleone, lo ucciderò con le mie stesse mani. È tardi, madre. Ho già spedito quel bastardo nello Stige. La mia famiglia. Mi resti solamente tu. Madre, c'è una cosa che devo fare. Devo andare al Monte Taigeto, dove tutto ha avuto inizio. Ho passato una vita intera a combattere e fuggire. Fuggire dal passato, combattere per dimenticare. Non intendo farlo più. Il mio cuore andò in pezzi su quella montagna. Devo lasciarmi quella notte alle spalle, una volta per tutte. Vengo con te. È qui che cambiò tutto. È come se non me ne fossi mai andato. Cassandra! Ai confini del mondo, una madre che urla il nome del proprio figlio. Toccante. Cassandra, ti prego. Pronunci quel nome come se significasse qualcosa. È il nome che io e tuo padre ti abbiamo dato. Prima o dopo che mi portaste su questa montagna a morire? È stata la setta. Io cercai di salvarti, feci di tutto. I sacerdoti mi dissero che eri morta. E a me dissero che tu mi abbandonasti.
Cassandra, vieni da me. Siamo la tua famiglia. Possiamo tornare a casa. Famiglia. Casa. La mia spada è la mia famiglia. Il campo di battaglia è la mia casa. Ho promesso di salvarla, madre. Ma la setta le ha avvelenato la mente. Hai promesso a tua madre di salvarmi? Tu non mi hai salvata. Perché non hai detto la verità a tua madre? E quale sarebbe la verità? Che io sono la prescelta. Io sono la predestinata. Io porterò ordine in questo mondo. E tu non sei altro che un mercenario con una lancia rotta. La setta controlla il tuo destino, ma tu non hai bisogno di loro. Insieme li distruggeremo e riporteremo la pace in questo mondo. Pace? E in nome di Elio, cosa faresti in un mondo pacifico? Mungeresti le capre? Guardati, oh possente Mistios! Tu trai vantaggio da questa guerra tanto quanto me. Non desideri la pace. Vuoi solo evitare di affrontarli. Ciò che voglio, ciò che ho sempre voluto, è la mia famiglia. Quando ero piccola, trovai un cucciolo di leone. Era intrappolato. Un mio amico cercò di liberarlo. Fu allora che sentì il ruggito della madre. Restai a guardare mentre la leonessa faceva a pezzi il mio amico. Anche nel mondo animale, una famiglia protegge il suo piccolo! Io ti volevo bene! E te ne voglio ancora! La persona che amavi è morta e il mio destino è chiaro. Non permetterò che mi ostacoli. Cassandra, ascoltami. Tu sei mia sorella. Ho cercato di proteggerti una volta e ho fallito. Ma non fallirò di nuovo. Questa apparteneva al nostro nonno una volta. Come tutti noi, Cassandra. Io... lo so. Alexios, aspetta.